Ciao a tutti, questo weekend abbiamo fatto una gavetta di LSSA. L'LSSA, ovvero Lone Star Shooting Association, è una disciplina del tiro pratico che nasce specifica per il fucile, ma nella quale è possibile sparare anche con la pistola o il PCC. Per il fucile le divisioni sono principalmente tre: fucile, fucile in 22 e PCC, ovvero Pistol Caliber Carbine. Per la pistola troviamo la Open, la divisione in cui sparo io, la stock, che è molto simile alla production del tiro dinamico, quindi armi praticamente di serie o con preparazioni molto limitate, la optic, che è una production sulla quale è possibile montare l'ottica mutuata dalla divisione del tiro dinamico, e la custom 940, dove sparano quelle che nel dinamico vengono chiamate standard o limited, ovvero pistole tacca di mira e mirino ad alta capacità con possibilità di preparazione maggiore rispetto alla production. Purtroppo in questa divisione le monofilari sono incluse, ma pagano il limitato numero di colpi non avendo una divisione specifica. Il regolamento rispetto al tiro dinamico, dove contano molto i punti, è un po' più libero. Abbiamo un conteggio dove bisogna mettere per forza due colpi all'interno della totalità della carta, oppure un colpo nello zero, che è la parte centrale di carta, oppure la zona piccola superiore. Le carte a cui sparare sono di colore bianco e le carte a cui non sparare, ovvero no shoot, sono di colore rosso. I bersagli metallici, se presenti, sono esclusivamente da abbattere. Il punteggio è esclusivamente a fattore tempo, dove al tempo di esecuzione dell'esercizio viene aggiunto ulteriore tempo per ogni penalità. In questa disciplina, non essendoci un punteggio sulle carte, si è invogliati ad accelerare il più possibile. In realtà non è proprio così conveniente, in quanto le penalità sono molto pesanti in termini di tempo aggiunto e conviene privilegiare l'esecuzione pulita degli esercizi. Nonostante per me sia anche lavoro, l'obiettivo principale di questa gara era quella di passare un weekend in amicizia e divertirsi con i ragazzi del club. Unico neo della giornata è stato che ha piovuto dall'inizio alla fine della gara.